working harder, making better, moving faster, makes us stronger, more than ever. Hour after hour, work is never over. Working harder, making better, moving faster, makes us stronger, more than ever. Hour after hour, work is never over. Amici della TV, bentornati su Mova non Mova. Oggi, come vedete, non ci troviamo in studio, ma siamo in una location d'eccezione. Siamo al DIN 2014 durante il fuorisalone del mobile. Siamo in zona Ventura Lambrate e siamo in questo meraviglioso spazio industriale di 1000 metri quadri, dove sono raccolti più recenti designer emergenti che provengono da ogni parte d'Italia ma anche del mondo, e sono qua con le loro bellissime opere, che si tratta di opere di design, di opere di design del gioiello, e sono qui appunto per esporre durante questa settimana, presentarsi non solo alla realtà degli appassionati del design, ma anche cercare insomma opportunità di collaborazione e produzione con le varie aziende. Mova non Mova è qua oggi per intervistare alcuni di loro in rappresentanza insomma di tutti questi 100 designer che hanno partecipato, ma è qua anche perché Mova Style è partner, media partner dell'evento, quindi abbiamo organizzato varie attività social, oltre che un workshop dedicato alla comunicazione 2.0 nell'ambito del design autoprodotto. Naturalmente adesso vi lasciamo con i servizi che abbiamo girato direttamente qua al DIN 2014. Vi ricordiamo che per qualsiasi informazione e qualsiasi vostra opinione ci trovate sulla pagina Facebook, facebook.com, la televisione web. Ciao, sono Chiara Currelli, il mio brand si chiama 200 grammi, espongo qui al DIN 2014 del Fuorisalone a Milano. Per lo più le mie lavorazioni sono in pasta sintetica. Lavoro i miei gioielli con tecniche di murrina e alcune tecniche brevettate da me. In occasione di questa manifestazione ho presentato dei lavori anche della linea Uomo in collaborazione con Valerio Moggiani, quindi dei jack e delle lampadine rimodificate, riadattate. Per lo più lavoro pezzi unici di design e gioiello contemporaneo. Ho scelto di partecipare al DIN 2014 perché ho un punto sicuramente di confronto con altri artisti e designer del gioiello, ed è un'ottima occasione di confronto e di visibilità. Sono Monia Rossato, vengo da Venezia, il mio brand è Le Donne di Casanova e questa denominazione deriva dal fatto che gli oggetti da me realizzati, che sono fatti con una rete di tubolare riempita di perline, sono destinati a delle donne molto eclettiche, un po' diverse dalla massa. Il DIN 2014, che è un evento molto importante, che fa parte del Fuorisalone di Milano e ha la possibilità di far conoscere nuovi artisti emergenti che si affacciano al mondo del design. Ciao, sono Marisa Lanzafame e il mio brand è chiamato Sicilian Bijou proprio perché i miei gioielli rappresentano tutto ciò che racconta del folk siciliano. Ho voluto trasformare tutto ciò che è inteso da noi come kitsch, le ruote di carretto, i pupi siciliani, che sono, voglio dire, una storia, li ho voluti trasformare in chic, qualcosa da indossare, reso un po' più elegante, quindi per donne anche dal carattere un po' forte, che sono donne dal carattere appunto anche determinato. Ho deciso di partecipare a DIN 2014 perché è una manifestazione molto importante in concomitanza col Fuorisalone del Mobile, che richiama un interesse a livello mondiale, quindi essere qui per me è stata una bellissima vetrina e anche un bel trampolino di lancio, farsi conoscere, non rimanere, ecco, isolati, chiusi, quindi è molto prestigioso partecipare al Fuorisalone. Io sono Anna Retico, vengo da Roma e lavoro da diversi anni nel campo del gioiello, del design.
e sono anche artigiana, che è una mia origine che non rinnego affatto perché è la parte principale del mio lavoro. Quindi i miei gioielli sono disegnati ma anche realizzati da me, e la parte manuale è una parte sempre fondamentale, anche se poi in realtà uso, oltre ai materiali tradizionali che possono essere il vetro, non so, il cotone, il legno, uso anche materiali più inusuali tipo la gomma, la plastica, il PVC. Però inserisco poi tecniche tradizionali, per esempio la plastica la lavoro all'uncinetto, oppure uso tecniche più nuove, però applicate poi sempre a uno scopo manuale, e gli oggetti, pur essendo spesso molto vistosi, colorati, eccetera, devono comunque rimanere degli oggetti facili da indossare, e quindi leggeri più che altro, sportivi e divertenti. Ho deciso di partecipare a DIN 2014 perché è un evento di cui mi avevano parlato e mi avevano detto che attirava molta gente, molto pubblico, anche straniero. Poi mi interessava farlo qui a Milano perché comunque è una città dove viene recepito un po' il discorso del design, della ricerca, del progetto, più che forse in altri posti. Allora volevo toccare con mano se questa cosa era vera. Buongiorno a tutti, sono Elena Valenti, vorrei raccontarvi qualcosa su quello che è la realtà di Expoint, lo studio in cui lavoro con i miei colleghi Michele Faini e Giulia Cromorelli. La nostra attività è partita a settembre 2013, nel momento in cui ci siamo messi insieme proprio per andare a integrare le nostre capacità nell'ambito del design, proprio perché abbiamo formazione differente. Michele e Giulia sono degli industrial designer, io un interior designer, e lavoriamo insieme proprio per offrire un servizio 360 gradi. Quello che facciamo in particolare è anche basare le nostre capacità sulle nuove tecnologie. Infatti una parte del nostro studio è adibita a laboratorio e utilizziamo le stampanti 3D piuttosto che il taglio laser per offrire una consulenza aziendale a livello di prototipazione o vari progetti, ma anche per autoprodurre dei nostri progetti che integrano al loro interno le nuove tecnologie. Abbiamo deciso di partecipare al DIN 2014 proprio per cogliere questa opportunità di visibilità, per presentare alcuni nostri progetti, autoproduzioni, per presentare e far capire che cos'è una stampante 3D, di cui se ne parla sempre tanto, ma di cui non tutti hanno piena consapevolezza di quello che è. Quello che è. Il progetto si chiama 3AG. Io sono Teo, il mio socio è Pietro, che al momento non è presente perché è dovuto tornare un attimo giù. Facciamo delle borse in materiali sintetici, si tratta di PVC da pavimentazione che vengono tagliati e successivamente assemblati a mano, a incastro. Non ci sono le cuciture, non ci sono le zip, i bottoni, eccetera. Il risultato è un design molto pulito, molto, molto essenziale, diciamo, con delle forme base. E siamo qui appunto in esposizione con la gamma, con anche qualche modello nuovo. E perché siamo qua? Perché praticamente è un prodotto che si colloca sia nell'ambito dell'accessorio moda sia nell'ambito degli oggetti di design, perché è appunto innovativo dal punto di vista dell'impatto visivo che ti dà, ma innovativo anche dal punto di vista del processo produttivo, che ha tagliato fuori completamente grossa, quasi tutta la normale filiera di produzione di un accessorio come una borsa, e sfrutta tecnologie nuove. E quindi i negozi stessi dove è presente sono in parte negozi di accessorio, in parte negozi di oggetti di design, articoli per la casa, eccetera. Abbiamo scelto il DIN 2014 perché sicuramente si colloca in una posizione molto strategica, perché Lambrate comunque è diventato uno dei punti più vivaci, diciamo così, nell'ambito del fuorisalone, perché ci sembrava una vetrina molto molto importante, soprattutto molto molto frequentata da persone con un target che spazia dagli studenti a professionisti, a buyer, a semplici appassionati di cose belle, diciamo così.
siamo due acqua di colla, io sono Elena Pancino e lei è Manuela Bonollo, veniamo da Firenze e il nostro brand è un po' particolare, ci siamo buttate nell'arredamento, abbiamo deciso un po' di scoprire il mondo del design perché in realtà noi veniamo da tutt'altro mondo che sarebbe il teatro, siamo scenografe teatrali e quindi abbiamo deciso un po' di provare a usare le nostre abilità, perché alla fine sono un po' quello, no? La parte diciamo un po' più del talento personale che cerca di buttarsi in altri ambienti e allora abbiamo cercato di riproporre la bellezza della scenografia teatrale a formato nel formato del living, quindi dal fondale pittorico che si può trovare nelle scenografie teatrali, magari modificando anche il soggetto, quindi passare da un soggetto particolare a una semplice texture, però ecco che sia poi da arredamento a dei locali o anche delle case private. Abbiamo deciso di partecipare al DIN 2014, inizialmente per puro caso. Abbiamo trovato su internet questa pagina molto ben servita, insomma comunque ci sembrava una bella vetrina per approdare qui a Milano, però ecco, la cosa importante per noi era avere un riscontro finalmente oggettivo, perché finché uno rimane nel proprio ambiente avrà sempre comunque supporto da parenti, amici o comunque conoscenti, mentre qui avevamo proprio voglia di avere un riscontro più oggettivo possibile. L'abbiamo avuto per fortuna, siamo molto felici, soddisfatte, sì. E è solo l'inizio. Dal DIN 2014 credo che questo sia tutto, spero che il nostro viaggio vi sia piaciuto, vi abbia entusiasmato, spero che i designer che vi abbiamo presentato siano piaciuti quanto sono piaciuti a me e a tutti noi dello staff della TV. Vi ricordo i nostri contatti facebook.com/la televisione web, ci vediamo alla prossima puntata, ciao da tutto lo stand di Moma Non Moma. Working harder, making better, moving faster, makes us stronger.